assurdo. Mi avete chiesto, ma perché dicono assurdo? Perché alcuni divulgatori del digitale dicono assurdo quando fanno vedere delle robe digitali? Perché non le conoscono. E questo è il punto, cioè altrimenti andrebbero a spiegare meglio. Tant'è che spesso ci sono una serie di errori anche grossolani. Qual è il punto e il problema? Che da una parte è bello avere divulgatori che raccontano il digitale perché aiuta, ma dall'altra bisogna anche che siano competenti. Se gli chiedi se sono competenti, loro ti rispondono no, sono entusiasti. E quindi l'entusiasmo è una buona cosa, nel senso che l'entusiasmo fa bene al digitale e quindi trasmettono cose positive. Qual è il problema? Il problema non sono loro, il problema è il pubblico spesso che confonde, soprattutto il pubblico inesperto, l'entusiasta con l'esperto. E c'è una differenza molto importante. Perché l'entusiasta dice guardate che bella macchina, assurda, hai capito? Mentre l'esperto ti dice guarda questa automobile ha queste caratteristiche tecniche, non ha quest'altre, succede questo, ti do il mio parere, non ripete solo quello che c'è scritto sui giornali o sui report o sulle le comunicazioni stampa, e questa è la grande differenza. Per cui molto spesso vedo ragazzi che hanno una straordinaria passione, che sono adorabili e simpatici, ma che purtroppo dicono assurdo, e questo spesso fa danni. Ovviamente non la definizione assurdo, non l'aggettivo assurdo in sé, ma quello che dietro significa. Uno di questi l'ho visto recentemente fare confusione tra internet e web, tanto per cambiare. Un'altra l'ho vista confondere un touchpad con un touchscreen, un'altra l'ho vista confondere i megabit con i megabyte e avanti così. E questo sicuramente non aiuta la cultura, cioè aiuta la passione, non la cultura. Per cui io vi direi questo, quando sentite assurdo sapete che state seguendo un simpaticissimo appassionato, ma non un esperto.